E ciao a tutti e bentornati alla run veterana su Borderlands 3. Io sono Royd e nello scorso episodio abbiamo finito praticamente tutto ciò che avevamo in sospeso per quanto riguarda le cose da ottenere a Chaos 10. Abbiamo ottenuto praticamente tutto. Ci mancano giusto un paio di cosine, vedete che abbiamo qualcosina che non è completo, qualche area da prendere, cose del genere, ma davvero ce ne frega ben poco, per il resto ne abbiamo fatto tutto. Quindi cosa andremo a fare oggi? È tempo di cambiarci d'abito e iniziare il DLC 6 con le missioni Serio Misterio. Serio Mistero? Non mi ricordo mai. Comunque, voglio vedere se riesco a fare una sorta di investigatore Flak, secondo me sarebbe bello, per cui terrò il vestito classico di Flak. Se non sbaglio dovrebbe esserci una skin coi baffoni. Prima di continuare iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. Che mi interesserebbe abbastanza. Sicuramente il dottor non morto ha i baffoni, quindi potrebbe andare bene, ma secondo me ce n'era anche un'altra con i baffoni. Voglio vedere se c'è qualcosa. Eccolo qua, pelo incolto, perfetto. Poi, la skin, non ho la più pallida idea di cosa sappia di investigatore tra le skin che ci sono qua, quindi ci darò un'occhiata, semplicemente, a quella che più mi ispira come investigatore Flak. E poi andremo. Oddio, abbastanza infangata questa. Vediamo un po'. C'hanno tutti dei colori un po' strani, diciamo. Dai, questa non è male, dai, con i baffoni e tutto. Ok, poi, una volta che avremo finito le missioni di Serio Mistero, andremo a fare la skin finale per l'endgame. Bene, detto ciò, diamo un attimino un'occhiatina anche alle emote, se ne abbiamo sbloccata qualcuna in più, ma dubito. Non è. Perfetto. E andiamo. Tanto che andiamo là, usiamo una chiave di diamante. Una chiave dorata, scusate, why not? Neanche una leggendaria. Che schifo. Diamo un'occhiatina anche qua. Ok. Non dobbiamo più andare a farmare un face puncher nel caso decidiamo di cambiare build. Ottimo. Allora, andiamo a metterla a 7 Sense, visto che la Scoville adesso non ci serve più. Voglio anche andare un attimo a prepararmi l'inventario e mettere in vendita tutto ciò che non ci serve. Ok, allora, tutto ciò che Chaos 6 che non ci serve a nulla deve iniziare a volare e tutto il resto dobbiamo salvarlo. Dobbiamo farmare anche una Rowan Skull, quindi per il momento la lascio lì. Questo Reflux lo teniamo, ma vabbè. Questo è Chaos 4, questo Icebreaker, peccato, però dobbiamo andarlo via. Non mi ricordavo da che skin si otteneva, avrei dovuto aspettare a ottenerlo Chaos 10. Stagecoach ancora per 16, non abbiamo trovato il per 25, che è quello che ci serve, purtroppo. Qua abbiamo il Brainstormer da fare il test su Katagawa, sicuramente lo faremo in futuro. Stopgap, l'abbiamo ottenuto. Ci può servire anche perché il Beskar non è proprio lo scudo migliore per Flak, quindi secondo me se facciamo così non è male, però il Beskar lo tengo. Il Rerouter direi che è tempo che ci lascia, la Mesmer la teniamo perché anche se Chaos 6 è utile, Quasar la teniamo e poi abbiamo le mod di classe e una Catpulse Launchpad. Ok, quindi vendiamo tutto ciò che non ci serve. Qua noi dovremmo aver comprato tutto. Sì. Ok, andiamo. Ava, sto arrivando. Non mi ricordo qual è la prima mappa, spero sia Eschaton Row, perché è letteralmente la mia preferita. Eccoci qua. Eschaton Row, adoro. È la mia mappa preferita. D'accordo. Dammi qualche dettaglio in più. Beh, ci penso da un po'. Non ho molti amici a parte Hermes e forse dovrei cercare di aprirmi. Dov'è Ava? Così ho deciso di aprire un podcast. Parlerò di
Ah, Sario Misterio, ok, allora mi ricordavo bene. Il nome, nel suo essere incomprensibile, lo rende misterioso, geniale. Ok, allora trovalo tu un nome per un podcast che non sia già stato usato. Comunque, ho già un caso su Prometea, dobbiamo risolverlo noi, insieme ai nostri occhi. Ok. Vai da Lorelai, ti aspetta Eschaton Room. Okidoki. Allora, non mi ricordo neanche l'ingresso di Eschaton Room, ma credo sia dal Metroplex. Yep. Andiamo. Forza bello. Eccoci arrivati. Allora, perché non ho il veicolo pronto? No. Dammi le mie derapate elettriche, per favore. Non abbiamo mai ottenuto tutti i pezzi dei veicoli, comunque. Lo stavo facendo in passato, poi mi sono completamente dimenticato di continuare, mi sa. Chissà se in Borderlands 4 metteranno i veicoli che si guidano con WASD come è giusto che sia. Sapete una cosa? Fa veramente pena il lanciarsi shotgun della camionetta. Certo che la skin dorata... ce l'ho già, peccato. Ah, vabbè. Ti frego il veicolo così vado più forte. Cos'è? Qua giù e poi dritto a destra? Yep. Pensavo di non averla la skin dorata. Vabbè. Meglio così. Non vedo l'ora che nella realtà avremo sti messaggi qua olografici così, madonna. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Voglio il mio universo cyberpunk a casissimo, senza ragione. Ok, andiamo. Allora, io di qua... poi vado di qui, poi vado di qui. Poi vado a usare questo. Ah, è nero direttamente, ok, come non detto. Eschaton Row. Allora, io direi che dovremmo riuscire a fare l'intera mappa in questo episodio. Non dovrebbe essere una cosa... troppo lunga. Vediamo un po'. Teniamo la Seventh Sense, visto che la pistola dell'investigatore Briggs mi sembra giusta. E così finalmente potremo farmare il revolver. E poi dovremo spendere un po' di tempo a farmare la consacrazione. Se non la troviamo ci spendo Iridium. Ok. Con la sua pettinatura pazzesca, il suo giubbotto strafico è come un espresso quadruplo, forte e amara. Guarda le Mao. Maledetti ragazzini con i loro podcast di merda. Ma erano un complimenti, Lorelai, perché ti incazzi? Mi attira l'idea di... Ha senso? Beh, ok, andiamo avanti. Vabbè, andiamo, va. Allora, questa è la situazione. Avevo un uomo in gamba infiltrato in una cellula della Maliwan. Dico avevo perché l'abbiamo appena trovato morto nel suo appartamento. Ologrammi, adoro. L'ho scoperto, ma devo capire come. Era sicuro che la copertura fosse solida. Deve averlo fatto fuori qualcuno di cui si fidava. Ok, e sul piano paranormale che mi dici? Te l'ho detto, è un semplice assassino, niente di paranormale. Forse. Ok. Per un occhio disattento. Oh, ecco la scena del crimine. Che gentile. Ma sono morti, zii, Calypso, li ho ammazzati io. Pistola. Fammi uscire subito, devo vedere il trenino di persona. Che figata. Non me la ricordavo la scena del treno, che figata.
Perché il mio bestio è già a caccia di casse? L'assassino non è un professionista. Ha dato modo alla vittima di contrattaccare e la cosa è degenerata. Non so a cosa serva, ma nessuno provi a spiegarmelo, perché si becca una coltellata. Le Mao. Sei forte, Flak, mamma mia. Giusto, freghiamo 163.000 a caso da una cassaforte, mi sembra giusto. Meglio guardare altrove. Ok. La musica di sottofondo è bellissima. Non ho capito se è tipo un jazz leggero o qualcosa del genere. Io lo so che mi scordo sempre qualcosa qua in mezzo. Io già lo so, tutte le volte succede così. Puccia bestia. Si tace un'altra voce. Sicuramente non dobbiamo andare qua. Neanche di qua, secondo me l'altro indizio va sempre nell'appartamento. Tutte le volte lo perdo l'ultimo indizio, mamma mia, tutte le volte che faccio sto DLC me ne scordo sempre uno, questo. L'allarme non ha suonato, l'assassino non è entrato dalla porta principale, a meno che qualcuno non gli abbia aperto. Che hai per me? Eccomi qua, Lorelai. L'obiettivo era la vittima. Hanno aspettato che si sentisse al sicuro in casa sua. E poi hanno colpito. Tipico dei fantasmi. Passano attraverso il muro, uccidono e se ne vanno. Ah va, ma va, fangù. Forse era una persona in carne e ossa ed è passata dalla finestra sul retro. Ok, bene. Magari ha lasciato delle tracce là fuori. Controlla il vicolo dietro. Ok, boomer. Dio quanto adoro questa mappa, raga. Credo sia la seconda mappa, se non la mappa più bella di tutto Borderlands 3. L'atmosfera, i dettagli e tutto è qualcosa... Boh. Ha assistito a qualche scena insolita? Non so, urti, omicidi? Sì, ho sentito dei rumori. Un colpo seguito da un po' di trambusto. E poi una specie di cantilena. Li ho sentiti scappare da quella parte. Ah, sentito? Ok. Male, ma uova. Quanto adoro sta mappa, mamma mia, i vicolini così. Adoro. Dove è andato? Ho visto qualcuno correre via di là. Era coperto di sangue. Si confondeva con la corazza. Prima di continuare, iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. Ma va, fangul. Uno dei nostri non farebbe ma... Siamo sulla strada. Ok, andiamo. Che bello, madonna quanto adoro tutto questo. Ah, che strano, Lorelai che non fa danno. Allora, devo anche ricordarmi di prendere le due casse rosse di sta mappa, se non sbaglio. Sfide non ce ne sono. A parte che neanche le casse rosse sono considerate, quindi basta arrivarci in fondo per farla intera. Sono davvero così lenti i proiettili di sta roba? Mamma mia che pena. Oh, è qua che sei comprato la cena. Ok. Vieni. Potevi prendertelo da sola, eh?
Ah va, ma va con Google. Chissà come ha fatto l'assassino fantasma a passare. Magari ha fatto un patto col diavolo. Strava. Ah, adoro. Io sta mappa davvero la sto adorando. Ma sapete, raga, vi dirò. Fa veramente poco danno. Mamma mia, un caricatore intero non mi tira fuori un militante duro. Mi scusa, eh. Vabbè che la scovil è peggio. Effettivamente la scovil è peggio. Meno male che ho farmato anche una light show, raga, perché madonna mia. Una Hornet. Peccato. Devo davvero ottenere una Maggie. Quello è certo. Se questo episodio è troppo lungo che non riesco a ottenere un revolter entro la fine, la prossimo episodio farmiamo un revolter e poi farmiamo una Maggie. Magari anche una trick shot, poi vedremo, ma sicuramente una Maggie. Allora, andiamo un po' di... Dove è finito? Mamma mia, il danno che non faccio! Mamma mia! E fortuna che c'è un bonus 50% del danno critico sulle armi Jacobs. Mamma mia. Cioè, se non uso l'abilità è letteralmente inesistente al momento. Però Light Show davvero stava facendo un lavoraccio. Adesso aspetto l'abilità perché altrimenti... Perfetto. Ah, che nel Walker con l'invisibilità e tutto funziona. Il problema era che senza l'invisibilità, madonna mia, è inutile. Ok, allora. Qua ancora niente cassa. La cassa è un pochino più avanti. Allora, ci abbiamo noi qualcos'altro di un attimino carino da utilizzare? Ember Spurge, quella sicuramente sciotta. Appunto. Sicuramente sciotta, però... Madonna mia! Ok. Adesso si ha ragione. Lo psycho quello che droppa roba. Sta sparando. Ah! Ma la pozza di lava vuole apparire lì sotto o fa finta? Mamma mia. Cioè, non ho capito se c'è qualcosa che c'entra con gli effetti di stato, perché quando la uso con Moso, con Amara, le pozze mi appaiono molto più spesso. Infatti mi stanno apparendo abbastanza poco le pozze. Cancellati da solo, bravissimo. Pensare che abbiamo uno stop gap, raga, adesso. Che ci rende immuni quando ci si spacca lo scudo. Ok, allora.
c'è una cassa qua giù. Mi devo ricordare dove e come, ma c'è una cassa laggiù. Credo forse in cima. Sicuramente c'è lei, però non c'è solo lei. Vabbè. Vediamo un attimo con la telecamera moddata. Sono sicuro che ci sia anche una cassa rossa. Forse stava semplicemente giù. Non mi ricordo. L'odore di bottino non ti sfugge mai. Boia, cagnolo. C'hai un naso per le casse. Peccato che sia inutile, però. C'hai un naso per le casse che è una roba fantastica. Bravo, cagnolo. Allora. Bing bong. C'è qualcuno a cassa? Nel mentre, andiamo un pochino di Causon, dai, invece che Amber Spurge, Becca, invece che il Dakota. Vediamo un po'. Perché un soldato Atlas dovrebbe uccidere il mio tempo? Lord Darrett a me. Non so. Ah va, ma va, va. Quanto adoro sti piccolini così, mamma mia. Sto adorando. Oh, questo fa danno. Adesso si ragiona. Questi sono danni, mamma mia. Adoro. Crossroad, rimane lì. Di cosa abbiamo? Ok. Di sicuro non mi fa schifo. Becca davvero, raga, sta facendo dei miracoli. Adoro. Cosa sarà un problema, però. Ottimo. Non male che hanno sempre lasciato i piedi vulnerabili in quei cosi. Uiii. Wey! One shot dello scudo. Ma dove vai? Ma dove vai? Cuccia. Ok, dai che ci siamo quasi. Adesso che mi viene a pensare, manco lo posso farmare Revolter senza rifarmi tutta la mappa. Ah. Vabbè, la prossima volta ci passiamo in mezzo senza sparare ai nemici. Allora. Buongiorno. Si può buccare? Viene fuori qualche nemico? No. Sumo, vieni a me.
Ma perché me l'avete fatto in furia, madonna, che mo c'ha il revolter attivo quel coso? Niente revolter. C'è andata male. Prossimo episodio farmiamo il revolter. Bravo cucciolo. Ok. Posso io buggarmi da vedere in faccia il tizio, tipo? Che non l'ho mai visto. Mi fai buggare? Vabbè. No, non mi fa buggare. Madonna mia, cioè, volevamo proprio essere sicuri che nessuno si buggasse in mezzo. Poteri soprannaturali. Ok, adesso posso inquadrarlo da vicino. Perfetto. Grande zì, troppo forte. Verrà tritato come ragù dal treno della metro. Oh, merda. Di qua, cacciatore. Vabbè, io prima mi vado a pigliare la cassa. Nel dubbio. Bello schifo. Facevo senza pigliarla la cassa. Arrivo Lorelai. Che me devi dire di importante? Oh. Poi perché sorride è un altro discorso. Ok, mi sa che ormai non possiamo più sbattere la cella. Forse possiamo metterlo in un barattolo. O cinque barattoli. E i canti allora? E tutti quei simboli? Ci penserete tu e il tuo podcast a dare le risposte. Bel lavoro, cacciatore. Ci si vede là fuori. La giustizia ha portato uno spiraglio di luce su Eschaton Row. Ma dove la luce è più intensa, le ombre si fanno più nette. Cosa si nasconde in esse? Sappiamo solo che è tutto un grosso, serio misterio. Alla prossima puntata, amici. Ok, Ava. Bene, signori, io direi che per oggi ci fermiamo qua. Prossimo episodio, farmiamo il Revolter, farmiamo la Maggie e vediamo cos'altro ci serve. Probabilmente andremo a farmare anche una King's Call, Queen's Call, giusto nel caso. Vedremo. Ciao.